Ciao. Una sola parola, un breve saluto prima che cali il buio e l'oscurità porti con sé una serie di coltellate mortali. Potrebbe essere stato l'assassino di Pierina Paganelli, l'ex infermiera di 78 anni uccisa la sera del 3 ottobre scorso in via del Ciclamino a Rimini, a pronunciarla. Da un filmato catturato da una telecamera di videosorveglianza posizionata su un box privato, emerge una voce maschile che pronuncia un sommesso «ciao». Un quasi impercettibile sussurro, a bassa frequenza. Poi si rompono le urla disperate di Pierina, vittima di 17 ferite da coltello. Infine, si percepiscono suoni di porte che si chiudono di scatto, il tintinnio di chiavi e, infine, il rombo di un'auto in fuga. La telecamera non cattura il volto dell'assassino né la vittima, ma registra soltanto il suono delle loro voci. Ascoltate oggi, queste voci fanno venire i brividi, considerando l'orrore inflitto a Pierina. Perché quel saluto prima dell'omicidio? Conoscevano l'uno l'altra? O è stato un gesto di apparente cortesia volto a evitare sospetti prima di compiere il brutale omicidio? E poi c'è una domanda che si pone con forza. Perché un atroce attacco di quasi 20 coltellate contro una donna indifesa? Questi sono tutti interrogativi che le forze dell'ordine stanno affrontando. Le indagini procedono a ritmo sostenuto, con la scientifica che è tornata nei luoghi dell'orribile crimine, esattamente alle 22, l'orario del delitto, per condurre rilevamenti fonometrici mirati a ricostruire i rumori di sottofondo. Il «ciao» udito nella registrazione potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero. I rumori circostanti saranno isolati, con l'obiettivo di identificare il tono della voce. Se emergesse che il saluto aveva un'intonazione familiare o confidenziale, ciò potrebbe suggerire che la vittima conoscesse il suo aggressore. È importante notare che, come già riferito, il cancello d'accesso ai garage era chiuso a quell'ora. Pierina aveva aperto il cancello con le sue chiavi, suggerendo che l'assassino non fosse un intruso esterno. Chi ha attaccato Pierina, probabilmente, era già all'interno dei box. È possibile che sia un residente nei dintorni o che abbia ottenuto le chiavi. Non possiamo escludere la possibilità che sia entrato immediatamente dopo Pierina, prima che il cancello si chiudesse alle sue spalle. Questo dettaglio è di fondamentale importanza. Se l'assassino era conosciuto da Pierina, le indagini potrebbero concentrarsi su un gruppo di sospettati molto più ristretto, tra parenti, amici, conoscenti o vicini di casa. Circa 80 famiglie risiedono nei palazzi di via del Ciclamino e la maggior parte di loro si conosce. Pierina viveva di fronte alla casa di suo figlio, Giuliano Saponi, sposato con Manuela Bianchi. Tuttavia Giuliano aveva trascorso gli ultimi mesi in ospedale a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 7 maggio scorso, dal quale era uscito da poco dal coma. Giuliano Saponi, figlio di Pierina, era appena stato dimesso dall'ospedale il giorno successivo alla morte di sua madre. Si pensava che trascorresse la fase di convalescenza a casa di Pierino, poiché lui e sua moglie Manuela Bianchi stavano attraversando un periodo difficile. Si vociferava che Manuela avesse una relazione con un uomo di nome Luis da Silva, un altro residente del loro palazzo, nonostante fosse anch'esso sposato. Pierina aveva visitato suo figlio in ospedale ogni giorno ed era felice di poterlo riportare a casa dopo mesi di difficoltà. Purtroppo non ebbe mai l'opportunità di gioire per il ritorno di suo figlio, poiché fu brutalmente uccisa la sera prima del suo rientro. L'aggressione a Pierina avvenne nel garage poco dopo le 22 del 3 ottobre. Tuttavia il suo corpo rimase lì per tutta la notte senza che nessuno se ne accorgesse. Fu scoperto solo la mattina seguente, intorno alle 8, da sua figlia Manuela. Curiosamente il primo ad essere informato fu Luis, l'amante di Manuela. La loro relazione clandestina era diventata un tema di discussione comune tra i residenti. La vicenda legata all'omicidio della pensionata è avvolta da elementi insoliti. Vi si mescolano tradimenti, intrighi e sospetti inconfessabili, creando un quadro che sembra tratto da un romanzo giallo. Ma cosa avrebbe potuto coinvolgere Pierina in tutto ciò? Era forse necessaria farla tacere? Oppure l'assassino è stato solo un malintenzionato e Pierina è stata una vittima casuale, nel posto sbagliato, al momento sbagliato?
sono interrogativi senza risposta che gettano ombre di sospetto su questa vicenda. Gli investigatori, che stanno conducendo un'indagine approfondita, hanno individuato una traccia sospetta vicino all'interruttore dell'illuminazione del garage, che potrebbe appartenere all'assassino. L'arma del delitto non è stata ancora rinvenuta. Inoltre, emerge un dettaglio inquietante riguardo al corpo di Pierina. La sua gonna era stata strappata, facendo sorgere l'ipotesi che l'assassino avesse tentato di simulare una violenza sessuale, che poi ha portato alla tragedia. Questo potrebbe essere stato un maldestro tentativo di depistare le indagini. La violenza non è stata confermata, lo hanno stabilito gli esiti degli esami forensi. Tuttavia, gli investigatori stanno esaminando dei piccoli messaggi chiamati pizzini che sembrano essere stati scambiati tra Manuela e Luis poco dopo il delitto. Questi messaggi sono stati trovati nella casa di Manuela. In uno di essi, Luis sembra scrivere all'amante «Ci spiano». La domanda che sorge spontanea è «Chi o cosa intendeva con «ci spiano»?». Avevano paura che qualcuno li stesse monitorando? Gli inquirenti stanno indagando su questo aspetto e attendono i risultati dei test del DNA ai quali sono stati sottoposti Manuela Bianchi, suo fratello Loris e Luis. Al momento della morte di Pierina, Loris Bianchi si trovava nel palazzo di Via del Ciclamino. Anche se vive a Riccione, quella sera era andato a cena a casa della sorella, Manuela. Insieme a loro c'erano anche Luis e la figlia adolescente di Manuela. Loris Bianchi ha dichiarato che era andato a far visita a Luis per verificare le sue condizioni di salute dopo un incidente in moto avvenuto poco tempo prima. Nessuno tra di loro ha udito le grida di Pierina, né ha notato rumori provenienti dal garage. Quella sera Pierina era tornata da un incontro spirituale tenutosi nella sala del regno dei Testimoni di Geova. In genere sua nipote l'accompagnava, ma per fortuna quella sera era rimasta a casa. Chi ha compiuto questo atto orribile, forse, era consapevole che l'anziana fosse sola, quindi l'ha seguita. Un altro mistero da svelare riguarda l'incidente che suo figlio ha subito qualche mese fa. Da quanto è stato possibile ricostruire, era mattina presto, alle 5, e Giuliano stava dirigendosi al lavoro in bicicletta. A un certo punto è stato coinvolto in un incidente e ha riportato ferite gravi. La sua bicicletta, tuttavia, era rimasta intatta. Stranamente Giuliano non ha alcun ricordo di quei tragici momenti. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire se ci possa essere una connessione tra questo incidente e l'omicidio di Pierina. Curiosamente è stato lo stesso Giuliano a sollevare questo interrogativo. Fra il mio incidente e l'assassinio di mia madre potrebbe esserci un collegamento, la procura lo scoprirà. Il cognato, Loris Bianchi, ha consultato gli avvocati Nunzia Barzan e Davide Barzan. Al momento non è sotto inchiesta, ma ha costituito un gruppo di consulenti esperti per difendersi. Intende vederci chiaro su quello che considera un plausibile collegamento tra quanto accaduto a Giuliano Saponi e a Pierina Paganelli. Risulta cruciale stabilire se esista una connessione tra questi due tragici eventi. Nel caso in cui la stessa persona responsabile della presunta aggressione a Giuliano Saponi sia quella che ha ucciso sua madre, potremmo essere di fronte a qualcuno che nutre rancore verso la loro famiglia. Gli esami scientifici eseguiti dagli specialisti della polizia scientifica sulla scena del crimine saranno fondamentali in tal senso. Inoltre, gli accertamenti tecnici sulle telecamere che, come detto all'inizio, avrebbero registrato la voce del crudele assassino, potrebbero fornire risposte cruciali.